Amici bentornati, oggi parfait al pistacchio. Base di semifreddo o patabomb più gusto più panna semimontata sarà un parfait. Operazione semplicissima. Dovremo montare una panna semimontata da aggiungere poi alla patabomb dove avremo addizionato la crema al pistacchio. Andiamo ad addizionare il nostro pistacchio alla pata bomba o base semifreddo e un pistacchio di Bronte in questo caso, e nel frattempo andiamo a montare la panna semimontata. Ecco qua, la panna è a posto, vado ad aggiungerla al composto. Qua abbiamo incorporato aria, questo dolce è un dolce con parecchia aria. La particolarità qual è? È che non hanno bisogno di stazionare al di fuori del freezer, ma vengono presi e serviti direttamente dal freezer perché mantengono una cremosità eccezionale. Una volta che l'abbiamo incorporata bene, la nostra panna che è semimontata gli daremo ancora due sbattute da farla diventare leggermente più soda. Noi facciamo l'aggiunta al pistacchio in due tempi. Il primo tempo ne mettiamo una piccola parte, così, e andiamo ad amalgamarla al composto. Ci aiutiamo con la marisa. Li mettiamo nei nostri contenitori e poi li stocchiamo in freezer a meno 20 gradi, così, finché non sono rassodati. Ecco qua, il parfait stazionato in freezer per la notte. Adesso andiamo a impiattarli, ma prima freezer, guardate la morbidezza di questo dolce. Ok, per mia comodità sempre un pelo d'acqua per staccarlo bene, lo rovesciamo nella coppetta qua così. Abbiamo preparato la nostra salsa al cioccolato. E andiamo a ricoprire per metà il nostro parfait al pistacchio. Le nostre mandorle pralinate che gli conferiranno la croccantezza giusta. Pochissima spolverata di cacao amaro, così. Ecco qua. E vi garantisco che non si può dire che non sia una cosa goduriosa. E con questo vi auguro una buona settimana e un arrivederci a presto. Ciao!